essere in un momento la sorella Silvia passa un minuto. No, lascialo qui che mi trasferisco qui in quanto c'è una lampadina fulminata, così sto più vicino a voi. Allora voglio dare una comunicazione, le altre poi le do alla fine, ma questa occorre che ve la do. Questo sabato 7, di solito voi sapete che cosa facciamo? C'è questa riunione di comunione spirituale di pastori uniti, ma non sono pastori, sono più credenti che pastori, perché i pastori sono spariti un po', e ci sono, ma in minoranza, in quante sono impegnati con mille attività, e sono anni che gli dico: venite pastore, se ci siete, quelli dicono venite, non mi cercate solo per risolvere i vostri problemi legali, venite, abbiate comunione. Voi siete stati aiutati da questa associazione, almeno partecipate, incoraggiate gli altri. E sono anni che glielo dico, ma non ci sentono alcuni. Speriamo. Allora, la nostra Chiesa, come sempre, con amore, ospita questa riunione. Ci sono pastori sempre che dicono facciamola da me, facciamola. Però noi disorientiamo i pastori. È nata qui e continuerà ad essere in questa Chiesa Aurora. Dunque, la nostra Chiesa cosa fa? Prepara al meglio, perché ci sono alcuni che vengono da fuori. Prepara, e anche per la comunione prepara del cibo cotto, non crudo, e glielo diamo per stare un po' assieme. Quanti di voi, c'è la sorella Angelina subito con il quadernino, quanti di voi si impegnano, se avete problemi a casa vostra sabato potete usare il magazzino che abbiamo e preparare. Certamente non c'è caldo, abbiamo chiuso con qualche cosa, però c'è una stufa, c'è una mezza stufa, c'è. Allora alzate la mano quelli che vogliono portare da casa pollo, quello che volete, insomma, pasta, riso, ciancito, alzate la mano per favore. Allora io ti dico, sorella Soi, tenete le mani alzate. Sorella Soila con Samuele, tutte e due, no, dai, assieme alla mamma. Poi io per favore, io devo fare tanto, me c'è la cucina. Sì, tu esclusa, perché dopo lo diciamo. Allora di qui alzate la mano per favore. La sorella Soila, qui invece gli altri di questa fila qui, uno solo c'è. Poi qui c'è la sorella Mercedes, la sorella Renuca, la sorella Cecilia, Dio ti benedica, è andata a posto, via via. Poi lì ancora la sorella Bibi, e ovviamente non poteva mancare la sorella, se c'è la Bibi c'è la sorella Bibi, è normale, è bello, bello, questo è bello. Io lo dico in battuta, ma è vero, fanno i fatti, non le chiacchiere. Allora la sorella Bibi assieme con la sorella Mimì. Ho dimenticato qualcuno? Quelli che non hanno alzato la mano lo faranno il prossimo mese, anzi li alleniamo. Se non sapete fare da mangiare, io ho fatto il cuoco nell'esercito italiano, io vi insegnerò a fare da mangiare, so fare pure questo. Gloria a Dio, gloria a Dio. O mia moglie, anche mia moglie. Se qualcuno decide non so fare da mangiare, io vi insegno, perché dobbiamo avere amore. Ok, va bene. Allora, detto questo, io so che quanti sono, sorella? 8-9. No, mandano anche i piatti, per favore. Allora, se
Sì, se c'è qualcuno che vuole offrire i piatti, ecco, c'è Giovanni. Giovanni è la sorella che consumiamo centinaia, perché è la sorella Leonora e il fratello Giovanni. Perché se ci sono 100 persone e date un piatto e un piatto, sono già 200 per volta. Perciò portatene qui una tonnellata. Forchette, piatti. Va bene, ci alziamo i piedi per favore. Mi puoi spostare questi piedi che sembra che sono sulle pietre, perché ci vado con i piedi sopra. Spostano entrambi il mio e gli altri spostano tutti. Allora, apriamo la parola di Dio e leggiamo due punti della scrittura e vi dico subito di che cosa parlare il tema, come dice mia moglie. Il tema, vi confesso che ieri avevo preparato un messaggio per oggi, ma lo Spirito mi ha detto no, mi sa che mi fa cambiare lo Spirito Santo, e poi se non lo faccio mi prende dalle orecchie. Gloria a Dio, grazie Spirito. Oggi parlerò la gioia, gloria a Dio, non la tristezza, la gioia. E vi leggo due versi che li prendo, ovviamente dopo ne cito velocemente tanti altri e vi porterò degli esempi. Il primo, Luca 10:21, e l'altro Neemia 8:10. Riepiloghiamo i due versi di testo che ho scelto, sono Luca 10:21, Vangelo di Luca 10:21, e l'altro Neemia 8:10. E cominciamo a leggere. In quella stessa ora è Gesù che gioisce, e lui è il nostro maestro, e in quella stessa ora Gesù, sentite bene, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e li hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Esultare è uguale a gioire, è chiaro? Esultare non è strillare, esultare, senti, ti senti, quando ti senti preso dallo Spirito e quando la parola di Dio ti tocca, ti fa tremare, ti entra dentro nel DNA. Poi Neemia dice un'altra cosa sulla gioia. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci e mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Sedetevi. Ricordo una testimonianza che ho letto di un nipote che guardava sempre, avevano un asino nel cortile e ovviamente l'asino ha la faccia lunga e il nipote guardava l'asino tutti i santi giorni, perché l'avevano in una casa di montagna, e poi guardava sua nonna. Sua nonna era una tradizionalista, una rigida, e un giorno gli ha detto: nonna, posso dirti una cosa? Perché non la vedeva mai sorridere, e guardava l'asino che non sorrideva,
l'asino non sorride. E gli ha detto: nonna, tu assomigli all'asino che abbiamo nel cortile. E ha detto: io assomiglio all'asino? No, non ti offendere, perché non ti ho mai visto ridere, nonna. Ecco, in questo tu assomigli. Ovviamente, vediamo noi, ci sono credenti che quando ti incontrano già, non gli puoi dire come vai, che ti raccontano la telenovela della loro vita. Tutto tristezza, tutto malinconia. E qui in chiesa poche volte sorridono. Come va? Ah, pastore, non me lo dire. Sono neri dentro né fuori. Fratelli e sorelle, vedete, Gesù esultò nello spirito. E non vorrei esagerare, ma lui talmente sentiva l'esultanza che si alzò in piedi e ha detto: Padre, io ti rendo lode e gloria. Ti rendo lode e gloria perché hai nascosto queste cose profonde ai sapienti di questo mondo, ma li hai rivelate che ai piccoli, ai semplici. È una cosa meravigliosa. Se ci pensiamo bene, quanti scienziati ci sono nel mondo? Avvocati, dottori, professori, presidenti, ministri, ma Dio ha scelto te, ha scelto me. Non è una cosa da niente, fratelli e sorelle. Poteva scegliere un laureato, ma ha scelto te. Non abbiamo lauree, non siamo persone famose, ma siamo il popolo e i greggi che Dio pace, dice il Salmo 100. Signore, perché così, Padre? Perché così ti è piaciuto a te? Li hai nascosti a loro, ma li hai rivelati ai semplici. Perché le cose spirituali, questi sapientoni non li potranno mai capire. Ma sono gli umili, i semplici, quelli che tremano alla presenza di Dio, quelli che si emozionano per Gesù. E invece ci sono alcuni che potete predicare tutti i messaggi sotto l'unzione di Dio, sono come le pietre, sono rigidi come i morti nella mare, sono lì. Potete dire: non c'è emozione, c'è qualcosa che non va. Una volta può darsi che tu hai prove, hai lotte, ti manca il lavoro, ti manca la casa, hai problemi con i figli, ma è possibile che tutta la tua vita è un inferno? Tu che conosci Cristo, rallegrati! Rallegrati, perché Gesù lo dice: io voglio che voi, miei figli, siate pieni della mia allegrezza. E Paolo, che l'aveva capita, ha detto: rallegratevi! Da capo dico: rallegratevi nel Signore! Il popolo di Dio non può andare come cadavere in giro. Il Signore bendica, alleluia. Cosa ne pensi dei tuoi parenti, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, che vai nella chiesa un'ora in via Giangiore ad ascoltare quel predicatore italiano e ti vedono sempre triste? Non c'è mai emozione in te, non sei quell'esempio. E invece quando entri, magari parti triste da casa, ma quando arrivi qui e senti la parola, senti gli inni e si prega, ti emoziona. Quando vai a casa non andare con le lune. Se sei uscito con le lune, quando entri ti dici: perdonatemi, figli, marito, moglie, perdonatemi. Oggi il Signore ha toccato il mio cuore e io ti benedico, perdonatemi. Questa ha potere. Allora capiscono che è entrata nel tuo sangue, nel tuo cuore, nel tuo spirito. Quello che dice Neemia: non siate tristi, perché la gioia del Signore, questo è il giorno di festa. Tutte le volte che ci incontriamo alla presenza di Dio è festa, è festa. Mettete la fede in
giustezze, parla che Gesù ha rivoluzionato la tua vita. Alleluia, santo. Negli anni 80, dove si parlava di questi rivoluzionari malefici che facevano male, noi dicevamo ai giovani: Gesù può rivoluzionare la tua vita. Usavamo il linguaggio male per far capire il potere di Dio. E io lo dico ancora: Gesù può rivoluzionare la tua vita. Non vivere una vita di tristezza e di malinconia. Non passare i tuoi anni, anni dopo anni. La gioia del Signore non è quelle gioie che se li procurano un po' spendendo soldi e poi escono pure ammalati e posseduti da certi luoghi. La gioia del Signore è gratis. Amen. È gratis. Amen. Grazie. È gratis. Ma ancora c'è qualche cosa da dire. Io, Luca 15:5 e poi 15:11. Giovanni 15:11. Cominciamo a leggere Luca 15:5. E trovandola tutto allegro, se la mise sulle spalle per condurla all'ovile. Ovviamente si parla di Gesù. Una pecora si era smarrita. E lui che è il pastore, voi adesso dimenticate il pastore di pecore che si smarriscono, perché erano esempi, erano parabole della vita quotidiana. Gesù, quando vede che conta le pecore e dice: mi manca una, lascia le 99 nel novile perché non già sicuro, ha detto: io la voglio cercare, non devo perdere neanche una delle pecore. E Gesù lo dice: ci sono quelli che possono venire qui alle riunioni, ma non sono pecore che stanno nei ovili, non stanno in comunione con Dio, sono carnali. Alleluia, gloria a Dio. E il Signore dice: non lo voglio vedere, non la voglio vedere quella pecora così. E allora lui ci dà le carezze, lasciate stare questo, lui ci dà le carezze, ma se occorre ci dà pure le frustate. Gloria a Dio, gloria a Dio. E quando trova questa pecora e dice: perché stai fuori? Perché stai lontano dalla mia presenza? Non essere ipocrita! Alleluia! Vieni qui, come una mamma prende il suo figlio, lo protegge, lo prende per mano, se piange lo prende in braccio, ma lo consola. Così fa il Signore con noi. Perché te ne stai lì come una statuetta? Perché stai lì senza la mia presenza? Sono io che ti faccio vivere, ti creo emozione e ti do tutto. Perché non apri la bocca per ringraziarmi, per lodarmi? Che cosa c'hai nella tua vita che ti ostacola la gioia di Dio? E quando ritrova e vede quella pecora che era smarrita, come tanti si smarriscono nelle vie di questo mondo, ritornano al vomito, al fango, come il maiale ritorna a rivoltolarsi nel fango e il cane mangia il proprio vomito. Sono situazioni spirituali. Il figliuolo prodigo nel capitolo 15 di Luca dice che mangiava il cibo dei maiali, di gente indemoniata, perché il mondo è pieno. Dove vanno? Con chi? Hanno comunione con spiritacci, con indemoniati, con persone possedute, la loro mente è disturbata, perché se non c'è Cristo, il Signore ha detto che il mondo giace nel maligno. E cosa fa questo? Gesù prende questa pecora, se la mette sulle spalle, è tutta allegro. Così l'abbiamo letto. Siete stati attenti alla lettura o no? Dice che trovando la pecora smarrita, tutta allegro, se la mette sulle spalle e la conduce nell'ovile. È qui il posto che devi stare. La tua posizione
è la gioia, non la tristezza. Se oggi sei venuto qui per stare tutto il culto con un cadavere, caccia via ogni spirito di tristezza che ti opprime la mente. Gesù è venuto per mettere in libertà, per mettere in libertà, cacciala via. È un demone di tristezza che ti prende e non ti fa mai tutto negativo, tutto nero. Cominceranno con la benedizione di Dio, cominceranno servendo il Signore, cominceranno con la gioia del Signore e la nostra forza. O volete cominciare tutto l'anno, venire qui come i cadaveri? Dio non vi sopporta. Alleluia, gloria a Dio, hai benedito, alleluia. Adesso capisco perché il Signore mi ha fatto cambiare il messaggio. Alleluia. Giovanni 15, 11, stiamo parlando la gioia, non tristezza, la gioia. Vi ho detto queste cose, è Gesù che parla, affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia deve essere continua, completa. Vi sto parlando, discepoli miei, figli miei, affinché la mia gioia sia compiuta dentro di voi. Una volta è venuta una donna anni fa e qualcuno l'ha invitata, c'era l'appello, l'appello che voleva accettare Gesù. Lei era come indifferente, come una pietra. Ah sì, è venuta davanti, vuoi accettare Gesù? Ah, non lo so. Sai che Gesù è morto per te? Beh, non lo so. Tutto diceva non lo so. Poi alla fine ho voluto, per vedere che spiritaccio aveva, no? E questo aveva uno spiritaccio religioso, come ce ne sono tanti, legati dalla religiosità, è un demone. E io ho detto, signora, anzi prima che io parlavo, mi ha detto, ma perché gridate quando pregate? No, noi siamo abituati, silenzio. Io ho detto, guarda, qui vicino c'è un cimitero, che in 10 minuti puoi arrivare al cimitero dei ricchi monumentale, e c'è il cimitero pure maggiore, lì c'è silenzio, qui c'è il popolo di Dio che gioisce, perché lui ci ha liberato, e se tu sei legato, Gesù è venuto per liberare, per rompere le catene. Qui non ci sono morti, ci sono vivi. Se n'è andata a cominciare, ti guardano diversamente, quando gli dici la verità fa male, la verità gli fa male. Questo pensava di, che io gli dicevo, oh, aspetta che prendiamo in silenzio, metti il silenziatore, c'è pure uno che ci segue, un caro fratello, ma tu quando predichi ti trasformi. E gli ho detto le cose importanti, non le posso dire dormendo come un morto. Li dico con la mia passione, gloria al Signore, che Dio mi ha messo nelle cose di Dio. Cosa volete che vi dico? Come ogni tanto, cari fratelli, cari sorelle, io non sono morto, non voglio fare prediche morte. È chiaro? Se qualcuno gli dà fastidio che grido, se ne va, che ce ne sono dei cadaveri, pastori cadaveri, che vi fanno dormire, vi fanno l'anestesia, la puntura per farvi dormire. Io non voglio essere un pastore di questi. Amen, gloria a Gesù. E ci sono, ce ne sono, li voglio bene. E loro mi scrivono, mi giudicano, non fa niente. Io predico così, perché così mi ha fatto il Signore. E predico la sua santa parola. Se mi volete contestare, prendete la parola, contestatemi con la parola. Ma se contestate la parola che io vi predico, contestate Dio, gloria a Dio. E non siete predicatori veri. È meglio che glielo dico subito. Signore, alleluia.
Vabbè, le carezze fino a un certo punto. Sì, Signore, amen. Ebrei dice 12:2. Anzi, Giovanni 17:13, dopo lo leggiamo quello. Giovanni 17:13 dice così: ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. È sempre Gesù che parla nella preghiera sacerdotale. Ma ora, 17, Giovanni 13, ma ora io vengo a te, Padre, e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Ti manca la gioia? Non sorridi? Non ti viene più di fare un sorriso a tuo fratello, a tua sorella, ai tuoi figli, a tua moglie? C'è qualcosa che non va. Lo spirito di tristezza ha preso la tua mente, ha preso il tuo cuore. E lasciatemi dire una cosa, me lo sono segnato: la tristezza ti fa ammalare pure fisicamente, ti fa venire malattie, lo sapete? In certi ospedali ci sono dei bambini che sono ammalati e allora ci sono questi pagliaccetti che li mettono lì, ma lo fanno apposta questi medici per farli sorridere, perché affrontano la terapia meglio. Ma qui è un ospedale spirituale, la Chiesa, qui è la parola che non è una pagliacciata, la parola che ti libera, che ti cambia, che spezza le catene, che rompe questo demone di tristezza. Sorridi che Gesù ti ama, figlio di Dio. Alleluia, Signore. Dai gloria al Signore, se qui ti viene nel cuore di dire alleluia, gloria al Signore, io non te lo vieto se lo dici con il cuore. Sì, Signore, amen. Alleluia. Qui non c'è il divieto, che vi dicono cosa, lei si sente bene, perché non si, come mai tu gridi? Qui si può lodare, sono i viventi che lodano il Signore, non quelli che scendono nel soggiorno del mondo. Sono i vivi, i vivi, i vivi. Grazie. È mia moglie che manda il messo con l'acqua. Ebrei, vi avevo detto, 12:2, dice così, Ebrei 12:2, fissando su Gesù, mi piace questo, molto bello, e tutta la parola di Dio mi appassiona. Allora dice così: fissando su Gesù, è Paolo che parla, su colui che crea la fede, fissando, guardando su Cristo, su Gesù, colui che ti crea la fede nel cuore, dice, e la rende perfetta per la gioia che gli era posta dinanzi. Egli sopportò la croce disprezzando. Sentite cosa dice. Che cosa disprezzate? Qui dice il vituperio, insulti, disprezzandogli. Dice: e si è seduto alla destra di Dio Padre. Allora lo commentiamo due minuti. Gesù, mentre moriva sulla croce, lui diceva, Isaia lo dice ancora più chiaro, Isaia 53, egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Allora qui dice Paolo che Gesù è andato sulla croce con gioia perché sapeva di vedere me e voi. Alleluia. E il frutto siamo noi. Amen. Tu e io siamo il frutto, e ha sopportato la croce con gioia. Amen. Perché vedeva già generazioni, e adesso in questo video che noi stiamo trasmettendo ci sono figli di Dio,
vedeva anche te, Signore, già prima che noi nascevamo. Lui già nella fondazione del mondo ha sofferto, ha detto: papà, pago io per loro, vado io a morire sulla croce, io c'ho da salvare miliardi e miliardi e miliardi di gente di ogni tribù e nazione. Avete capito? E allora lui è andato con gioia: ci vado, papà, mi costeranno i chiodi, la corona di spine, gli sputi, la lancia che gli vola, il costato, i chiodi nelle mani. Ma lui dice che lui vedeva già il frutto e lo ha fatto con gioia. Il Salmo 16:11, Salmo 16:11 dice: tu mi insegni, cioè dei salmi che parlano della gioia. Salmo 16:11, tu mi insegni la via della vita, ci sono gioie a sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Alleluia. Vi sono gioie. Ecco perché a volte mi chiede: Signore, ma perché io che sono qui davanti mi guardo in faccia al vetro? E lo Spirito mi dice a volte: quello lì sta attraversando problemi, quello lì ha la mente confusa, quello vive nello spirito, quello vive un po' carnale. Non pensate che il pastore è buono, non capisci niente. No, non lo pensate. Dio mi ha dato lo spirito suo e mi ha dato pure il discernimento. Gloria a Dio Santo. E allora, cosa dice questo Salmo? Tu mi insegni la via della vita, sono gioie e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie eterne. Perché non sorridi mai? Risponde al Signore. Perché non gioisci mai? Risponde al Signore. E se vi sono delle cose che non funzionano, oggi questa parola particolarmente è per te, è per tutti, ma è per te, perché tu devi cambiare da ora in poi. Non devi permettere che s'annida lo spirito di malinconia, di tristezza, lo spirito negativo. Sì, Signore. Gli altri cantano, gioiscono e tu mi senti così. Senti, predicatore, ti manca solo la bara. A me piace fare più i matrimoni che i funerali, però vanno fatti tutti e due. Io sono più contento poi cantare l'inno, le nozze del re, bello, ma preparati ad incontrare Dio con la gioia. Se il Signore ci chiama, la sposa cosa dice? Vieni, Signor Gesù, ti sto aspettando. Non dite: no, Signore, per carità, che c'ho un sacco di cose da sistemare. Non c'è il tempo, perché Gesù verrà come un ladro. Quando meno te lo aspetti, in un battendo, lui verrà. Preparati! Gloria a Dio! E vivi ogni giorno per Cristo. Non essere distratto. Non perdere il tuo tempo a chiacchierare, a malignitare, a mormorare, a giudicare. E vietato! Se il Signore torna e ti dice: tu stai facendo il contrario della mia parola, e sarai giudicato. Volete che dici così, Signore? Vivi per Cristo. Alleluia. Noi a volte non abbiamo tempo a casa di guardarci. Non è che non ci guardiamo, per carità, dormiamo assieme con mia moglie, ma perché siamo presi dalle cose di Dio. A telefonare, a vedere, a vegliare, a pregare, a combattere. E invece ci sono alcuni che dormono, non gli interessa nulla. A volte non sono capaci, che mancano dalla chiesa, per tirare il telefono e dire: pastore, sto male, prega per me, prega per la mia famiglia. E vi ho promesso che ve li do io 50 centesimi, però per favore dimostrate che vi sentite inseriti e siete membri del corpo di Cristo, e
quando c'è un male non dobbiamo correre adesso, lo sanno tutti e il pastore non sa niente. E no, chiama il pastore, il ministro, la parola di Dio, 5 volte alla settimana in questa chiesa. È possibile che non ti è entrato nel cuore di dire mi metto nelle mani del Signore, prima il Signore, chiedo al pastore che prega su di me. Lo fanno, per carità, alcuni lo fanno, vi benedico, ma lo fanno più quelle delle altre chiese che non fanno parte della chiesa loro che voi. Se non la finisco non è un problema, no? Perché io la faccio pure puntata alla predicazione. Perciò cito ancora 3 punti, poi ci fermiamo e la facciamo la continuazione, si fa un'altra volta. Io tanto ho già messo i punti della parola di Dio. Io non segno le prediche, segno solo i punti che mi cito. Perché la predica viene dal mio cuore, alleluia, e dallo Spirito, alleluia, che Dio mi ha dato, guida la sua parola. Alleluia. Non pensate che qui, se mi vedete con questo quaderno, io non ho mai scritto una predica, è chiaro? Sì, se mi vedete questi quaderni, ci sono i punti che vi sto citando, perché ricordare tantissimi punti della parola, tanti ne so, ma tanti devo scrivere, perché l'ordine quello che il Signore vuole. Sentite cosa dice un altro salmo, salmo 30, che l'ho letto, e se c'è la sorella Maddalena, ho detto questo è un salmo che ho scelto per te, il salmo 30 verso 5, sentite, e ve lo regalo pure a voi perché siamo inerenti alla gioia. Sentite, poiché l'ira sua di Dio è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Gloria a Dio, gloria al Signore. La sera facciamo una riflessione, combattimento. Da tutti Gesù ha detto che nel mondo abbiamo le tribolazioni, ma fatemi animo. Io ho vinto, con Gesù siamo vincitori. Allora c'è il pianto, ma poi ci accompagna la gioia. Non può, come vi dicevo prima, un cristiano vivere sempre nella tristezza. Ci sono cose che vanno sistemate nella sua vita, perché anche il peccato ti attristisce, cioè ti rende triste. Uno che vive una vita di disordine, di peccato, voi li guardate, tanti si mettono con gli occhi neri che non si vogliono far vedere in faccia, oppure tu li guardi e loro sono agitati perché il peccato li rende così, vogliono nascondere il loro viso perché non sono puliti davanti a Dio. E anche in queste chiese alcuni non vengono neanche a salutare il pastore, hanno troppo da fare, no? Vengono qui come i dottori o le dottoresse, vanno lì, dopo appena finiti come le furie scappano, non hanno 2 minuti per dire pace pastore, no, scappano. E io lo so perché scappano, lo spirito me lo dice, perché sfuggono alla presenza, perché vivono una vita di disordine. Questa è la mia conclusione. La loro vita non è chiara davanti a Dio e neanche davanti al pastore, perché hanno paura che il pastore gli fa qualche domanda e li pizzica lì in qualche cosa che loro stanno facendo male, che offende il nome di Dio. Adesso non è che voglio dire che tutti quelli che scappano, no, c'è qualche uno che magari una volta si distrae, cioè non mi interpretate male, perché alcuni, però quelli che lo fanno cronicamente, sempre c'è qualcosa che non va. Una volta ti puoi dimenticare, ma vieni a salutare il pastore, non per quello che io rappresento come servo in questa chiesa, perché se non rispettano il pastore non rispettano neanche Dio. Questa è la conclusione. Alleluia. Vado a non a finire la predica, no,
solo la prima puntata. Il Salmo 126,5 dice, Salmo 126,5, quelli che seminano la, citato mia moglie questo, con lacrime, mieteranno con canti di gioia. Quelli che seminano con lacrime, mieteranno. Mietere vuol dire raccogli, grano, raccogli le anime ai piedi della croce. Un giorno il Signore ai vagabondi, ai vaghi, come dite voi, vi dirà: cosa hai fatto tutti questi anni? Non sei mai andato a evangelizzare, alle riunioni ci andavi e non ci andavi, non ti immergevi, non hai conquistato neanche una formica, non avrai neanche una stella sulla corona, anzi ti sarà data una corona secca. Ma quelli che conquistano anime avranno una corona, e quelli che ne hanno conquistato tanto avranno la corona piena di stelle. E il Signore dice: vi vedete tutte le stelle? Sono le anime che ha conquistato questo mio figlio con sacrificio, mentre faceva freddo o faceva caldo, era lì a predicare, era lì a servizio. Alleluia, santo, alleluia. E un giorno gli dirò: Signore, io le voglio vedere tutte le anime che ho conquistato in 47 anni di predica, e penso che sarà bello per me. Non lo dico per orgoglio, perché noi non vogliamo parlare di noi. La gloria va al Signore, la gloria va al Signore. Se ho visto drogati, illiterati, prostitute venire ai piedi del Signore, gente che era legata, posseduta, e che adesso sono figli di Dio, che predicano, è una grande gioia. Per questo mi appassionano le cose di Dio ogni giorno. Per me, ve la posso dire una cosa: quando predico è come se fosse la prima volta per me. Non è che io mi sento sicuro adesso faccio grande. Se ho qualche cosa da dire, da dare, è perché lui me la dà e io me la trasmetto con tutta l'umiltà che Dio mette nel mio cuore, capite? Ma per me mi emoziona, è sempre un'emozione quando devo stare davanti a voi e dico: Signore, se tu non mi dai, come posso io dare? Se tu non mi edifichi, come faccio io a edificare? E lui mai mi ha deluso, mai ha sempre messo qualcosa nel mio cuore da poterlo ministrare. Finisco. Il Salmo 132 verso 1. Salmo 132 verso 1, ce ne avrei due, ma vediamo, l'orario è andato avanti. I suoi sacerdoti di Dio li vestirò di salvezza, e i suoi fedeli esulteranno di gioia. I suoi, Salmo 132, 1, i suoi sacerdoti li vestirò di salvezza, e i suoi fedeli esulteranno di gioia. Allora vedete qui questo punto, letto così: i sacerdoti di Dio, i ministri di Dio, devono avere gioia, non possono essere sempre nel rigore, sempre con la frusta in mano. I suoi sacerdoti devono avere la gioia, e i suoi fedeli devono avere la gioia. Deve essere reciproca. Se voi vedete un pastore sempre strano e triste, vi trasmette la tristezza. Se voi avete un pastore gioioso, vi trasmette la gioia. Vi porto questo esempio, poi finiamo lì questa prima parte della gioia. L'ho sentito un predicatore mio amico Zigano, che mi ha raccontato questo. Una volta io predicavo a 300-400 zingari il messaggio, io sono stato in queste riunioni, e lui diceva: voi che prima eravate un popolo triste, oppresso dalla tristezza, adesso avete Gesù, non dovete, perché prima senza Cristo
assomiglievate alle pere, ma adesso noi dobbiamo essere come le mele. Lui portava, ho detto, ha ragione, perché veramente quelli tristi, no, prima ho fatto l'esempio dell'asino, ma assomigliano alle pere con un muso più lungo. E lui diceva, dobbiamo essere quelle mele rosse, belle, sorridenti per Gesù, non sorriso finto. Ci sono quelli che ridono, ridono senza motivi, quelli no, lasciate stare, quelli sono risate inutili. Se sorridi, sorridi dentro e lo trasmetti fuori, trasmetti la gioia, tu contagi gli altri. Non è quelli, il sorrisetto da prete, noi diciamo che fanno finta, no. Se c'è la gioia, tu trasmetti la gioia. Se hai pace, trasmetti la pace. Se hai l'odio, trasmetti l'odio. Se hai il rancore, trasmetti il rancore. Questa è la prima puntata e vi prometto che domenica prossima parleremo e continueremo la seconda puntata sulla gioia, non la tristezza. Alleluia. Voglio mangiarci in piedi. Alleluia.